Ciao a tutti e benvenuti a Giallobook, le video recensioni sui libri gialli. La signora del giallo, o la regina del giallo, fate voi, torna, arriva, pardon, su qui a Giallobook, con un libro davvero davvero bello ed interessante. Sto parlando di Poirot a Style Court di Agatha Christie del 1920, di 226 pagine della Mondadori. Guardandolo, la prima cosa che si nota guardandolo da un punto di vista di grafica sono i colori lucenti, cioè proprio una chiazza di colori ben mescolati tra di loro, che mi è piaciuto. L'immagine è bello il fatto che è a tutta pagina, che non richiama del tutto la trama. Una cosa che non mi è piaciuta, anzi, una delle poche cose che non mi è piaciuta, è che non so se si vede, ma qui è tagliato leggermente oltre le altre pagine. Così come non mi è piaciuta la presenza della vetta interna. A Styles, una mattina di luglio, una donna ha le convulsioni e poi muore. E come spesso accade nelle storie della Christie, nelle vicinanze della villa c'è Hercule Poirot, che verrà chiamato a indagare sulla vicenda, e già da adesso, già da questo libro, che è il primo, con lui protagonista, cenni della sua bravura. Da un punto di vista di trama, la storia ci sta, è plausibile. È anche realistica, se vogliamo, mentre da un punto di vista di stile inizio subito col dire che l'edizione che ho io è quella del centenario, che è così divisa: presenta un'introduzione, tutta la storia, il capitolo 12, che per motivi di pubblicazione è stato come si dice, la Christie è stata costretta a riscrivere, quindi nella storia c'è quello che ha riscritto. A fine storia c'è l'originale inedito e poi un estratto, diciamo, sui veleni. Altra cosa, da un punto di vista di stile, è curioso notare come i capitoli sono denominati con numero e frase, sono divisi un po' come nel libro della Carnevali, ovvero sia alcuni capitoli sono attaccati, cioè finisce uno e inizia l'altro. Altri invece presentano una pagina vuota tra un capitolo e l'altro. Un'altra cosa da notare, sempre a livello di stile, è che le parti in cui Poirot parla in francese sono scritte in corsivo, e che, altra cosa, è presente all'inizio, diciamo, quasi all'inizio della storia, una mappa, una piantina, in cui è riportata il piano del palazzo dove è avvenuto il delitto. Di questo libro cosa mi è piaciuto? La scorrevolezza nel testo, la lucentezza dei colori della copertina, l'assenza di volgarità e parolacce, e il fatto che i capitoli sono denominati con nome, con frase e numero. Di contro, la presenza delle lette interne, il taglio della copertina e l'immagine di copertina non mi sono piaciute tanto. Di questo libro cosa penso? In conclusione, è un libro bello, veramente fatto bene, in cui si vede proprio che la Christie ci sapeva fare con i gialli sin da subito. E che alla luce di quanto detto, mi sento di consigliarlo a tutti, in particolare a chi non conosce Hercule Poirot e il mondo Agatha Christie. Bene, per questo libro è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi ricordo che se vi piacciono i video che faccio, considerate l'idea di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se vi va. Che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo, potete scrivermi qui sotto nei commenti, io risponderò appena possibile. Detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!